con un allestimento speciale che porta per la prima volta in città all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici le operette morali di Leopardi, dirette da Mario Martone, mercoledì 2 maggio prende il via la 18ª edizione del Maggio dei Monumenti. Le porte di chiese, musei e luoghi insoliti resteranno aperte fino al 3 giugno per consentire a cittadini e visitatori di riscoprire le bellezze del nostro patrimonio. Questo spettacolo di Martone, così come i concerti che avremo a Sala Sisto Quinto, così come il concerto di Vecchione a San Carlo, così come altre entità che si sono messe a disposizione per la collaborazione dentro il Maggio dei Monumenti, qualificano un programma che passa dal centro alla città estesa con orgoglio e partecipazione. Intitolata Omaggio ai Monumenti, la manifestazione coinvolge quest'anno l'intero territorio cittadino, con 12 itinerari elaborati sulla base delle proposte pervenute al sito del Comune e progetti di promozione culturale anche nelle municipalità. Noi amiamo molto il Maggio dei Monumenti, non come occasione di un omaggio occasionale ed effimero, ma perché queste aperture e queste iniziative ci consentono appunto di lanciare appelli per la difesa della cultura e per mantenere sempre aperti questi luoghi, quindi poter far sì che il Maggio dei Monumenti sia ogni giorno. Tra gli appuntamenti più attesi va segnalata martedì 15 maggio l'inaugurazione del complesso di San Domenico Maggiore, finalmente restituito alla città dopo i lunghi lavori di restauro ad opera della soprintendenza, ma anche la possibilità di visitare in anteprima le opere d'arte contemporanea della nuova stazione Toledo della metro che entrerà in funzione a fine giugno. Aspettiamo sempre di più che anche il governo della nazione si renda conto di quanto la cultura e il turismo per la nostra città siano prospettive imprescindibili e che pertanto le risorse, accanto alla grande volontà e all'entusiasmo di questi mesi, devono necessariamente giungere in città per queste prospettive da costruire. Concerti, spettacoli ed incontri sulla letteratura accompagneranno le visite a Castel Capuano, nella chiesa e al chiostro di Sant'Eligio, nella basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli, recentemente riaperta al pubblico dopo oltre 40 anni, e nei percorsi sotterranei della sanità. Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito del Comune. Napoli è capitale della cultura nel mondo, ha il più grande patrimonio museale e soprattutto di chiese, tra i più grandi del mondo, e non ci sono fondi, l'ha detto il sovrintendente, non ne abbiamo noi, ce ne sono pochissimi. Magari fare qualche caccia a bombardiere in meno e ristrutturare un po' il patrimonio storico, penso che applaudirebbero tutti.